Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio delle Melagodo News. Anche questa volta siamo in compagnia di un ospite speciale che andiamo a presentare subito. Abbiamo qui Mauro Barone, in arte Just Ryuk. Ciao Mauro! Voilà! Ciao ragazzi, ciao motore! Allora Mauro, come va? Tutto a posto? Tutto bene, a parte il Covid. Come procede la tua carriera da caster? So che sei sempre tanto impegnato, quindi andare a trovare questi 2 minuti per questo video proprio iper veloce è stata una fortuna. Dimmi un po' come va. Bene, bene, gli impegni ci sono, per fortuna non ce lamentiamo. Ecco, essere impegnati in questo periodo non è mai un problema, quindi non ci lamentiamo assolutamente. So che tu sei molto impegnato con il campionato italiano di Rainbow Six in qualità di caster insieme ad altri tuoi colleghi. E la prima domanda che volevo farti è proprio questa: com'è questa esperienza di caster per te? Come sei riuscito ad avere questa dimensione all'interno della community e quanto impegno, quanto sacrificio ci vuole per essere un caster? Allora, la bellezza di fare il caster è unica come lavoro, perché tu sai, essendo la voce della partita, di avere la responsabilità di poter emozionare le persone che ti guardano. Questa è una cosa bellissima. L'impegno è tanto, Moto, non te lo nascondo, l'impegno è tanto perché dietro a ogni partita castata c'è studio. C'è un po' di tecnica che devi giustamente portare per non farti sembrare, insomma, un dinosauro che parla davanti alla telecamera, insomma, un po' di edizione, un po' di delivering, cioè di co come esporre la frase che tu devi dire poi nel commento. Insomma, c'è uno studio particolare dietro al mondo del caster che non ti permette di metterti le cuffie e commentare, ma dietro c'è una bella preparazione. Beh sì, anche perché hai praticamente un decimo di secondo per decidere se quello che stai dicendo è una cagata pazzesca che può andare a rovinare magari pure un evento live oppure la frase perfetta. Quindi come ti prepari? C'hai qualche chicca? C'hai qualche segreto professionale tuo? Ma quello penso sia derivante un po' dall'esperienza, no? E più fai questo lavoro e più trovi sempre le parole giuste e idonee per rendere magico quel momento. Una cosa che ho imparato durante questi 2 anni di commento è che quando non sai perfettamente cosa dire, è meglio stare qualche secondo in più in silenzio rispetto che a parlare subito e sparare una cagata pazzesca che potrebbe rovinarti il momento. Quindi è molto meglio un qualche secondo di silenzio e poi continuare a parlare e pensare a cosa dici invece che sparare a zero su cose magari un po' no senso, un po' casuali. Beh, là penso che ti aiuti anche il fatto che essendo, se non erro, siete in due, no? In due commentano, quindi essendo in due magari ti può aiutare anche il compagno che nel momento in cui ti vede in un attimo di silenzio, in cui sei in difficoltà, può anche subentrare, dire la sua e quindi ti dà quel tempo magari fisico di pensare a cosa vuoi dire. Vero, vero, vero. Sì. Trovare il feeling col compagno è la cosa più difficile, ma che rende poi la coppia perfetta. Sì, e beh, certo, ovviamente sono d'accordo con te. Senti Mauro, da quanto tempo è che tu sei caster degli eventi di Rainbow? Da quasi 2 anni, a maggio del 2021, quindi tra poco faccio 2 anni di commento per Ubisoft. E in questi 2 anni ti chiedo, qual è stata l'azione più bella? Voglio che mi racconti l'azione più bella su una partita di Rainbow Six che tu hai vissuto. Ti dico, la più emozionante è stata pochi mesi fa, quando i Maker si sono qualificati a Six Invitational. Alla fine della quale azione, quindi con l'ultima vittoria del round, io sono scoppiato in lacrime, ma proprio lacrime. C'è la clip pure sul mio canale Twitch con il punto esclamativo pianto. Si vede io che piango alla fine dell'azione in facecam perché ero emozionato che il primo team italiano si fosse qualificato a Six Invitational, che è il campionato mondiale più importante di Rainbow Six. Infatti stavo per ricordare proprio questa cosa, cioè è una reazione comunque che abbiamo avuto un po' tutti perché per la prima volta nella storia dell'Italia un team si è qualificato a una competizione mondiale per Rainbow Six, non europea, non italiana, quindi è una competizione mondiale. Tra l'altro quest'anno non so se si è già ritirato o si dovrebbe ritirare Pengu, quindi Si è già ritirato, si è già purtroppo. ritirato, Sì. beh comunque ho seguito benissimo il suo video e posso comprenderlo. L'abbandono di Pengu è stato un dolore per tutti, perché Pengu è il giocatore più vincente del mondo, che ha vinto più titoli in assoluto. È il giocatore più amato anche perché è uno dei più forti, quindi giustamente è riuscito a creare, no, una grandissima fanbase in tutto il mondo.
E una volta che ti abbandona un Pengu su Rainbow Six è come quando, non so, un grande nome italiano, un Francesco Totti, ha abbandonato il calcio. E il ritiro di un grande campione a cui tu collegavi, in questo caso, il gioco. Sì, assolutamente sì. Va bene, Mauro, rimaniamo sempre in casa Rainbow. Stiamo aspettando come un parto travagliatissimo un gioco, uno spin-off, tra l'altro che dovrebbe essere molto simile a un altro spin-off che aveva già fatto la serie per un tempo limitato. Adesso stiamo aspettando da praticamente ormai, forse pure più di un anno, Più di un anno, sì. ormai ho perso pure i conti, questo Quarantine, come si chiamava prima, adesso si andrà a chiamare Parasite, quindi Parassiti. Sappiamo, queste sono le ultime news che ci sono, oltre purtroppo ai leak che hanno riguardato tantissimo anche questo titolo. Io personalmente non le ho viste, non so se tu l'hai visto, ho letto solo qualche articolo qua e là e sembra promettere bene. Non so, tu cosa sai di Parasite e quali sono le ultime news ufficiali? Le chiedo a te perché io leggendo tanti articoli potrei anche rischiare di dire qualcosa che non dovrei. Ufficiale c'è poco perché sono usciti date plausibili di rilascio, ma dato che sono leak, quindi non sono ufficiali, quindi non sappiamo effettivamente quando verrà rilasciato Parasite. Vedremo, dai, vedremo come evolve. Soprattutto speriamo di avere delle notizie quanto prima del rilascio di Parasite, perché ormai dopo un anno non ti nascondo che sono tanto curioso di vedere questa modalità, che da Anche io. quel poco che si legge in giro e sembra quasi una miniserie di Netflix, quindi è interessante, Fantastico, sì, vediamo. vero. Anche Outbreak alla fine era una bella storia, cioè non era niente male come modalità. È vero, è vero, è vero. Ma a me è piaciuto un sacco. Da amante della serie zombie, un po' mi sono rivisto, no? In questo Outbreak, che è diverso, ovviamente, a zombie di Call of Duty, però è un bel contenuto. Quello di Outbreak è un bel contenuto e spero che sia ancora meglio quello di Parasite, essendo un gioco completo, quindi puoi aspettarti un po' di più. Quindi mi aspetto tanto da Parasite, secondo me sarà bello, divertente. Bene Mauro, andiamo a chiudere questa breve chiacchierata sulle news, chiedendo come al solito a ogni ospite qual è il gioco che più sta aspettando in questo 2021 fra quelli che dovranno uscire, su quale piattaforma e il perché. Allora, gioco che sto aspettando di più nel 2021 è stato posticipato nel 2022, perché si parla di Hogwarts Legacy. E dovrebbero averlo rilasciato, cioè, anzi, dovrebbero aver rilasciato news sul fatto che sia stato posticipato nella primavera del 2022. E Hogwarts Legacy sarà su PS5, quindi un gioco da giocare appunto per la nuova generazione di console. E il perché? Perché sono un fanatico di Harry Potter. Ed essendo quello un gioco che sembrerebbe interessante da portare anche in streaming, io sicuramente lo attendo un sacco. Oltre quello, nel 2021 ci sono forse pochi capitoli, no? Di quelli che veramente possono mettere a dura prova l'hardware di PS5. Quelli aspetto anche, modo, se posso essere sincero. Proprio i giochi che forse usciranno tra più di un annetto. Quindi, oltre a Hogwarts Legacy, magari qualche altro titolo che arriverà, non so, magari il prossimo God of War. Questi capitoli, insomma, che sono delle colonne portanti per i videogiochi nel mondo. E speriamo qualche altro nuovo capitolo, nuova IP, che potrebbe essere, insomma, interessante da giocare con il pad, con il fantastico pad, aggiungerei, della PlayStation 5. La maggior parte dei giochi che sono stati presentati insieme alla PS5 a novembre ormai dell'anno scorso, come purtroppo ci aspettavamo tutti, sono stati rinviati quasi di un anno. Anche il gioco che più ha stupito tutti, Project Atia, un nome in codice, adesso in questi giorni è stato annunciato il nome ufficiale che sarà Forsaken, è slittato al 2022. Quest'anno uscirà poca roba, usciranno magari i soliti franchise classici, quindi FIFA, il nuovo COD, giochi proprio per la nuova generazione di console, ancora non sono attesi, anche perché console in giro non ce ne sono. Leggevo proprio l'altro giorno che stavo girando un po' gli articoli tecnici per le prossime news che usciranno, quelle proprio le news tecniche, e si parla proprio in quell'articolo, poi ne parlerò meglio nelle news, di quasi tutto il 2022 per poter assorbire la coda che si sta creando adesso. C'è una domanda di tecnologia enorme e il mercato della produzione, della componentistica, è sempre stato lento nelle risposte. Quindi tutta questa coda che si sta creando, che si è poi andata a riversare nel nostro mondo in ritardi di schede video, ritardi di processori per quanto riguarda il mondo PC,
ritardi di nuove console, sia Xbox sia PS per quanto riguarda il mondo mobile e console, ritardi anche nella produzione dei nuovi cellulari. Cioè, ricordiamo che quando è uscito l'iPhone c'è stato un ritardo pazzesco, non si trovavano gli iPhone, perché? Perché non riuscivano a produrli. Quindi tutta questa domanda di semiconduttori ha creato una penuria che forse si riuscirà a riassorbire da qui a un anno e mezzo alla coda che c'è, perché poi nel frattempo la tecnologia andrà avanti, quindi andranno a uscire nuove schede. Mercato video, si parla delle nuove Ti, quindi 3080 Ti, 3070 Ti, 3090, ma non ci sono già quelle prima, figurati quelle dopo. Cioè, le 3060 sono uscite, sarebbero un ottimo upgrade anche a un prezzo tutto sommato onesto. Il problema è che quelle che ci sono costano almeno il doppio, e non è colpa di chi le vende, è colpa della penuria. C'è poca offerta, quindi tanta domanda, il prezzo sale. È una legge del mercato economica, ovviamente basilare. Effettivamente, io spero, ma incrociamo le dita, che nel 2022 veramente possano, insomma, possiamo tornare un po' nella normalità. Insomma, se una persona vuole farsi un PC, trova dei prezzi onesti, perché altrimenti spende 4.000 euro per farsi un PC che in realtà ce ne spenderà la metà in tempi normali, tra virgolette. Poi arriva il drop così dal nulla, che dice stiamo droppando le console, che non si capisce quante sono, ti scompare in un minuto perché i bot si mangiano tutto. Cioè, questa è un'altra cosa che dovrebbero arginare, perché non è corretto. Si parla anche, qui mi collego a un'altra news, di inserire un sistema che hanno utilizzato altri paesi europei, il sorteggio. Ha senso. È molto più democratico come sistema che dire io le droppo il primo che arriva, perché il primo che arriva sono milioni di bot. Vero, dovrebbero implementare sta roba, e anche perché elimini tante altre problematiche togliendo i bot, elimini quelle persone che fanno termine, diciamo, bagarinaggio, no? Il che reselling. Prendono la PS5, la rivendono a 1000 reseller, esatto, che è una roba allucinante, ma perché poi c'è gente che lo compra. Ecco, esatto, magari stavo per stopparti proprio così. Il problema del reselling non è chi la vende, e chi la compra? E chi la compra? Cioè, io non ce l'ho la PlayStation 5. Per carità di Dio, mi piacerebbe averla, ma non spenderò mai 1500 euro oggi per prendere una console che non ha i giochi esclusivi al momento. Vero. Perché devo andare a pagare un hardware che vale 500? Lo devo andare a pagare 1500. Per dire cosa, ce l'ho per farmi la foto su Instagram con la console abbracciata e ti dire fai like sulla PlayStation, te la accarezzi. Però, d'altronde, se il mercato c'è, se c'è tanta domanda, il prezzo sale. Assolutamente sì. È la legge del mercato, come hai detto tu prima. Va bene, Mauro. Io intanto volevo ringraziarti per essere stato qui in mia compagnia. Abbiamo parlato un po' di Grazie Rainbow, un po' del tuo mondo del casting, un po' così ci siamo persi in chiacchiere, ma succede sempre così quando si chiacchiera tra amici. A me non resta che salutare tutti quanti e dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao, ragazzi. Bella. But you must keep going. Stick it out.